Oggi un pomeriggio molto intenso, sinceramente anche molto soddisfacente. Abbiamo incominciato andando in questura, dove abbiamo portato il benvenuto a Napoli, anche se il questore di Jesu ritorna nella sua città, al nuovo questore. Abbiamo incontrato lì anche il gruppo dirigente della questura di Napoli. Abbiamo lì detto una cosa molto importante, della qualcosa il questore ne è molto convinto, perché è stato lui con grande forza a porlo, e cioè che il primo problema che noi abbiamo a Napoli è quello del rafforzamento del controllo del territorio. È questione sulla quale noi pensiamo si debba lavorare sin dalle prossime ore. E poi siamo venuti qui, abbiamo fatto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Essendo il decreto sulla sicurezza urbana già legge dello Stato, è stato il primo comitato di una area metropolitana copresieduto, come prevede la legge, dal prefetto e dal sindaco dell'area metropolitana. È stata una riunione veramente molto utile, dove si sono posti i presupposti, ma io aggiungo la realtà, di una seria e significativa cooperazione interistituzionale. Al comitato provinciale ha partecipato la rappresentanza guidata dal presidente del quartiere della sanità. Anche questo non è ordinario che avvenga nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma ci sembrava molto importante dare un segnale a quella comunità, e cioè che per quanto ci riguardava, per quanto riguardava le istituzioni, lo Stato, il municipalità della sanità era la prima questione che dovevamo affrontare arrivando a Napoli. Successivamente abbiamo incontrato insieme i 10 presidenti delle municipalità, ho chiesto a loro di rimanere perché era per me molto importante che fosse visibilmente chiaro qual è il senso dell'idea di cooperazione che abbiamo messo in campo. Voi sapete che nel momento in cui mi sono speso perché venisse definito il Consiglio dei Ministri, attraverso una decisione collegiale dell'intero Consiglio dei Ministri, un decreto legge sulla sicurezza urbana, è perché dietro a quella questione, che è stata qui riassunta anche dal Presidente De Luca come una questione cruciale per quanto riguarda la vita del nostro Paese, e tuttavia dietro quel decreto c'è un'idea della sicurezza. Un'idea di un modello di sicurezza che ha due riferimenti molto forti. Il primo riferimento naturalmente è quello che implica il ruolo e la funzione del Ministero dell'Interno, che non a caso è definita Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza. E tuttavia io so perfettamente, appunto perché sono in questo momento Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, che pensare un modello di sicurezza costruito soltanto a Roma mi dà una parte della realtà. E per avere un modello di sicurezza efficace c'è bisogno di avere un modello di sicurezza che abbia fortissime indicazioni nazionali ma che si adatti al territorio. Noi non possiamo avere la stessa idea di sicurezza da Bolzano ad Agrigento passando per Napoli. Sono tutte quante realtà che hanno le loro specificità, sarei quasi per dire che hanno una loro unicità. Ed è per questo che è molto importante che il controllo, il confronto con il territorio mi consente di avere quell'elemento di specificità che qui è dato dalla cooperazione con il sindaco, che è dato con la cooperazione con i presidenti dei municipi. Guardate, insomma, voi sapete che mi occupo di queste questioni da un po' di tempo, pur essendo da pochissimo ministro dell'Interno, e tuttavia posso dirvi che raramente ho trovato così proficua una riunione per conoscere meglio il territorio, e io veramente ringrazio moltissimo tutti coloro che hanno partecipato. Veniamo alle questioni. Prima questione: noi abbiamo affrontato il tema dell'ordine della sicurezza pubblica di una grande metropoli italiana come Napoli. L'ordine e la sicurezza pubblica di una grande metropoli italiana è una questione che naturalmente riguarda il comune di Napoli, riguarda la regione Campania, ma se mi consentite riguarda l'Italia.
Quindi da questo punto di vista noi abbiamo affrontato questo tema come un grande impegno del Paese, come un grande impegno del Paese, sapendo che abbiamo di fronte una situazione che ha in sé un elemento di specificità, e cioè che in questi anni i gruppi organizzati di Camorra, attraverso l'attività molto forte delle forze di polizia e della magistratura, sono stati seriamente scompaginati, in alcuni casi colpiti seriamente anche al cuore, e nel momento in cui c'è stata una disarticolazione dei grandi gruppi camorristici c'è stata la messa in campo di, l'ascesa in campo di nuove leve, di nuove leve che hanno ulteriormente accentuato la componente gangsteristica che già in parte c'era nella camorra delle origini, componente gangsteristica che quindi appunto agisce sul territorio in maniera drammaticamente senza controllo. E quando dico drammaticamente senza controllo voglio dire questo, e cioè che c'è un attacco diretto per quanto riguarda il controllo del territorio e che c'è un attacco diretto alle libertà dei cittadini. Quando c'è un attacco di questo tipo lo Stato reagisce, e la prima reazione dello Stato è di stabilire che il territorio lo controlla lo Stato, non lo controlla nessuno, né piccole né grandi bande di criminali. Questo sarà il primo segnale immediato che verrà dato, attraverso un'azione molto forte di controllo del territorio. Ho usato volutamente nel comitato provinciale un termine che vorrei qui essere ben inteso, e cioè che in alcune realtà il territorio verrà saturato. Cioè dovrà essere evidente che c'è una presenza forte e organizzata dello Stato. Naturalmente lo faremo, costruendo quel piano d'intesa con il Comune, con i municipi, in maniera tale che sia evidente che tutto questo è fatto per proteggere i cittadini, non per dimostrare che c'è una prova di forza, ma per proteggere i cittadini. Lo faremo utilizzando le forze di polizia, in cooperazione con la polizia municipale. Lo faremo cioè mettendo tutto quanto a disposizione è in questo momento nelle mani delle istituzioni. E quando io penso alle istituzioni, penso allo Stato nazionale, penso alla Regione, penso al Comune, penso ai municipi. Tutte queste sono istituzioni. Lo Stato è questo. Lo Stato non è soltanto il Ministero dell'Interno. Secondo punto. In questo ambito verrà rafforzato e verificato il sistema di videosorveglianza. Verrà rafforzato perché alcuni progetti arriveranno a compimento, alcune delle questioni di cui ha parlato il Presidente De Luca, verrà verificato. Nel senso che nelle ore scorse abbiamo fatto un appalto come Dipartimento di Pubblica Sicurezza che prevede che verranno verificate e rimesse in funzione tutte le telecamere che in questo momento sono presenti nel territorio di Napoli. Al momento abbiamo il 52% di efficienza, dato a mio avviso non sufficiente. Abbiamo fatto questo appalto che incomincerà ad essere operativo lunedì prossimo. Lunedì prossimo. Dando la priorità ai quartieri più esposti, noi ripristineremo tutto il sistema di videosorveglianza. Perché a Napoli c'è un sistema significativo e molto ben strutturato di videosorveglianza, dobbiamo farlo funzionare. Poi naturalmente abbiamo deciso che faremo di volta in volta, attraverso il coordinamento del tavolo provinciale, dei punti di approfondimento. Per esempio, c'è bisogno di rafforzare la videosorveglianza in un quartiere, benissimo, con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e d'intesa con il Comune e con il quartiere lavoreremo su questo, attraverso i PON sicurezza. C'è bisogno per esempio di affrontare il tema dei campi Rom. Faremo un tavolo specifico insieme con il Dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno. Cioè l'idea è di fare funzionare il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in rapporto con i presidenti delle municipalità e con il Presidente della Regione, che farà anche altre cose di cui parlerò di qui a qualche minuto, come un tavolo che abbia una sua flessibilità,
a geometria variabile. C'è da affrontare un tema, chiamiamo gli specialisti che riguardano quel tema. C'è da affrontare per esempio il tema dell'inclusione sociale, c'è da affrontare per esempio il tema dell'evasione dell'obbligo scolastico, perché naturalmente voi mi direte: ma cosa c'entra, Minniti, l'evasione dell'obbligo scolastico con le politiche di sicurezza, l'inclusione sociale con le politiche di sicurezza? No, questi sono elementi cruciali delle politiche di sicurezza, e quindi il tavolo che si occupa delle politiche di sicurezza si occuperà anche dell'evasione sociale, dell'evasione scolastica, si occuperà dell'inclusione sociale, perché una moderna politica di sicurezza è saper suonare contemporaneamente più tasti. Terzo, in qualche modo, in attesa anche che ci sia la conversione parlamentare del decreto sulla sicurezza urbana, insomma, oggi noi abbiamo battezzato il decreto della sicurezza urbana qui a Napoli. Ecco, su questo veramente fa un auspicio il Ministro dell'Interno, e cioè che possa esserci una specie di sperimentazione di quel decreto e che possa anche calarsi nella realtà di una grande metropoli europea. Voi sapete che il decreto prevede la possibilità del DASPO, per, cioè quindi dall'esclusione del territorio, e per coloro che sono abusivi, per coloro che hanno reiterato dei comportamenti di gravissimo squilibrio dal punto di vista sociale, prevede un potere d'ordinanza rafforzato per quanto riguarda il lavoro dei sindaci, prevede la possibilità di una cooperazione sempre più effettiva tra le polizie nazionali e le polizie locali. Ecco, l'idea, ma questo è veramente un auspicio del Ministro dell'Interno, che si possa lavorare molto su questo. Infine il quarto punto, io ho parlato con il Presidente della giunta regionale, perché la cosa impatta anche direttamente sulle responsabilità del presidente della giunta regionale. Noi vorremmo lanciarci in un progetto, diciamo, un po' ardito. Voi sapete che in Italia esiste in alcune regioni il numero unico per le emergenze, 112. Esiste nel Lazio, esiste in Liguria, esiste in Lombardia. L'idea che abbiamo costruito insieme è quella di realizzare in Campania, come prima regione del Mezzogiorno, il numero unico per le emergenze, l'112, partendo innanzitutto dalla metropoli di Napoli. Cioè l'idea è questa, e su questo naturalmente è molto importante che il Presidente della Regione abbia lavorato e intenda lavorare insieme con il Ministero dell'Interno per la realizzazione di questi obiettivi, perché naturalmente poi si tratta di costruire delle infrastrutture, per esempio i centralini, e tutto questo spetta alla Regione, diciamo. Ecco, noi ci siamo lanciati in questa sfida, che è una sfida tuttavia straordinaria. Guardate che il numero unico per le emergenze è una cosa importantissima, importantissima per quanto riguarda il rafforzamento delle politiche di controllo del territorio, perché naturalmente se c'è un controllo del territorio c'è un numero unico per l'emergenza, e il cittadino, chiamando l'112, sa che rispondono direttamente la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri o la Guardia di Finanza o anche la Polizia Locale. Cioè noi diamo un senso di rafforzamento del potere delle istituzioni straordinario. Ma aggiungo anche che il numero unico per le emergenze è un elemento straordinario di solidarietà, perché le emergenze non sono soltanto sul terreno della sicurezza, le emergenze avvengono anche sul terreno della vita, della salute, e quindi avere cioè un numero unico che risponda contemporaneamente a tutto ci pone all'avanguardia del nostro paese, pone questa regione e questa città all'avanguardia del nostro paese, e ci pone soprattutto dentro le metodiche europee, perché voi sapete che il numero unico per le emergenze è una scelta europea, una scelta sulla quale l'Europa è più volte intervenuta richiamando l'Italia rispetto degli impegni che aveva preso. Ecco, come voi avete visto, noi abbiamo presentato qui un pacchetto organico di cose che si fanno e che si realizzano. Non è una conferenza stampa coniugata al futuro. Io personalmente non apprezzo in politica le comunicazioni al futuro, parlo di quello che dobbiamo fare. L'obiettivo per quanto riguarda l'112 è, se ce la facciamo, a concluderlo dentro il 2017. E c'è là il prefetto Piantedosi, che è il mio riferimento tecnico, mi facendo che si può fare, e quindi da questo punto di vista, diciamo, il notaio ha detto sì. Ecco, infine l'ultima considerazione.
nell'incontro che abbiamo avuto molto positivo con il presidente della municipalità del Rione Sanità, il presidente mi ha invitato, me e anche altri esponenti del governo, ad andare rapidamente a Rione Sanità. È un invito che io ho accolto molto positivamente, che ho accolto di vero cuore. E ho soltanto fatto una piccola postilla sulla quale poi tutto il tavolo è stato d'accordo, a partire dal sindaco della città di Napoli. Noi andremo al quartiere sanità presto, ma andremo dopo aver fatto delle cose. Perché io penso che la cosa più bella e più forte in questo momento sia ricostruire un patrimonio di fiducia. E il patrimonio di fiducia, che anche questo è un valore immateriale, ma altrettanto importante nelle politiche di sicurezza, si costruisce facendo le cose. Per cui l'idea era quella di incominciare a lavorare, gli obiettivi sono chiari, a un certo punto ritorneremo a Napoli e andremo nel quartiere sanità. Andremo non alle calende greche, andremo rapidamente, perché come voi capite è mia intenzione tornare presto a Napoli. L'ultima cosa che voglio dirvi è che nel momento in cui sono venuto oggi all'insediamento del nuovo questore di Napoli, nel momento in cui abbiamo fatto un pomeriggio così intenso di lavoro, io capisco perfettamente che mi sono assunto delle responsabilità. E quindi, per quanto mi riguarda, io intendo seguire personalmente, naturalmente con tutti gli attori protagonisti di questa vicenda, insieme con loro, ma seguirò personalmente questa vicenda. Non so se questo possa rassicurarvi o trasmettervi maggiore insicurezza, ma siccome lo farò, non avevo altro da comunicare. Grazie e buona serata.